In casa Pentagramma c'è un gran subbuglio. Nell'aria aleggia un odore di alcol misto a cera. Nessuno canta o duetta, piuttosto ogni tanto si avvertono brevi e indistinti suoni. Tutte le note sono impegnate, stanno pulendo, lucidando e accordando alla perfezione il loro strumento musicale preferito. Che succede? Succede che ieri sera a cena hanno cominciato a discutere su quale sia lo strumento più bello e con il suono migliore e dopo averne parlato molto non sono affatto riuscite ad arrivare ad una conclusione, nonostante ogni nota abbia cercato, con abbondanza di argomentazioni, di sostenere la propria scelta. A notte fonda si è alzato da tavola Papà Sol dicendo che era arrivato assolutamente il momento di andare a dormire. Avrebbero ripreso l'interessante discussione il giorno dopo, con dimostrazioni e saggi dal vivo che mettessero in evidenza le caratteristiche e le proprietà dello strumento preferito di ciascuno. Ecco perciò che oggi Piccolo Do e Mamma Mi tirano a lucido il bel pianoforte a coda, che adorano e suonano spesso anche a quattro mani. Piccolo Do in particolare si diverte a pulire i tasti bianchi e neri perché mentre li passa con un batuffolo di cotone inumidito loro fanno dei suoni buffi che lo fanno ridere. Mamma Mi invece è attenta a lucidarlo alla perfezione perché secondo lei, oltre ad avere il più bel suono del mondo, il suo strumento è anche il più bello. Così nero, attraente ed elegante. Insomma, è sicuramente il re di tutti gli strumenti e lei gli vuole così bene che alla fine gli dà persino un bacio. Piccola Re ha tolto dalla custodia la sua viola e si siede vicino a Nonno Si che sta accordando il suo splendido violoncello. Dopo aver preso l'archetto, la notina inizia a strofinarlo sulle corde della viola per sentire se sono intonate e subito sospira di piacere sentendo quel suono così caldo e setoso. Quella mattacchiona di Zia Fa ha trascinato in salotto il suo pesante contrabbasso e dopo averlo con fatica estratto dalla grande custodia lo accorda con maestria. Che suono profondo! Senza di lui gli altri strumenti non riuscirebbero ad amalgamarsi bene nell'orchestra e poi chi darebbe quel sottofondo ritmico alla musica? Papà Sol ha le occhiaie fonde perché, dopo la discussione della sera precedente, non è riuscito a prendere sonno. Lui, infatti, è maestro in ben tre strumenti e non sa quale scegliere per la competizione. Le altre note, però, vedendolo così indeciso, gli concedono di suonarli tutti e tre, anche perché è sempre un piacere ascoltare Papà Sol che suona. Non per niente è un gran concertista. Così, finalmente felice, Sol prende il fagotto, il flauto traverso e il clarinetto. Strofina per bene tutti i pezzi che li compongono, tanto da renderli super brillanti e successivamente li monta con fare esperto. Poi, da vero professionista, inizia subito a provare qualche trillo e i passaggi più difficili dei brani che suonerà. Li ha accuratamente scelti per mettere in evidenza la dolcezza del flauto traverso, il suono suadente e grintoso del clarinetto e quello pieno e scuro del fagotto. Ah, che timbro magnifico hanno quegli strumenti! È sinceramente convinto che tutti riconosceranno la loro superiorità sugli altri. Nonna La è seduta accanto alla sua arpa da concerto. Lei si destreggia con disinvoltura tra tutte quelle corde e Piccolo Do e Piccola Re restano sempre incantati nel vedere con quanta velocità e delicatezza le sa pizzicare. Adora quello strumento che ha un timbro così fatato e tranquillizzante. Impossibile che esista qualcuno sulla faccia della terra che non si innamori di quel suono delicato e sognante, pensa con sicurezza Nonna La.
Per l'occasione speciale, le note hanno invitato alla competizione di Casa Pentagramma anche Nano Allegretto, poiché è un vero violinista virtuoso e saprà mettere bene in risalto i pregi di quello strumento. Così il nanetto arriva di buon'ora tutto pimpante, sicuro che nessuno avrà dubbi riguardo alla supremazia del suono del suo violino. Una volta sistemati alla perfezione gli strumenti, iniziano i saggi e attorno le note suonano brani di sconfinata bellezza. Tutte sono bravissime, d'altra parte si sono molto applicate nello studio ed hanno raggiunto alti livelli di competenza. Inoltre, ciascuna di loro è impegnata a far vincere il proprio strumento, a costringere gli altri ad ammetterne la superiorità indiscutibile. Anche i piccoli di casa, Do e Re, danno prova di notevole maestria ed ottengono scroscianti applausi. Quello che conta di più, comunque, è che ogni nota suona con tutta la passione e con tutto l'amore che ha per la musica, cercando di esprimere, attraverso il suono, quello che sente nel profondo del suo cuore. Dopo parecchie ore, però, sorge un problema. Nano Allegretto e tutte le note si sono ormai esibite, sono stati ascoltati tutti gli strumenti e i brani musicali, ma a quel punto tutti si guardano perplessi ed incerti. Chi bisogna far vincere? Qual è lo strumento con il timbro più bello? Accidenti, nessuno lo sa. Tanta fatica per non concludere niente. Le note sono esauste e confuse, ma interviene ad un tratto Papà Sol. Dopo un'attenta riflessione, afferma che forse quello che hanno fatto non ha molto senso. Voler a tutti i costi decidere quale sia lo strumento migliore è una sciocchezza, poiché tutti gli strumenti sono meravigliosi, ciascuno per le sue caratteristiche che lo rendono unico e insostituibile. Le note lo ascoltano, annuendo in silenzio. Eh sì, ha proprio ragione. Ma Papà Sol non ha finito il suo intervento ed aggiunge che per concludere quella giornata così piena di musica gli piacerebbe eseguire insieme a familiari ed amici uno splendido brano per pianoforte ed orchestra. Così potrebbero suonare tutti insieme, senza più rivalità. Le note Nano Allegretto accolgono con felicità la proposta e dopo un breve cenno d'intesa decidono che il brano da eseguire sarà niente meno che il concerto per pianoforte e orchestra scritto da un grande compositore, Wolfgang Amadeus Mozart. Così, al colmo della felicità, ma anche dell'impegno, vista la difficoltà del brano, tutti si mettono a suonare. La musica riempie Casa Pentagramma e ognuno dei concertisti pensa tra sé e sé che, se esistesse solo lo strumento che preferisce, quella straordinaria armonia di suoni e quell'intreccio magnifico di timbri diversi non potrebbero aver luogo. Per fortuna non è così.